Ragazzi, è finita. Dopo 13 anni la scuola è finita. Sì, ragazzi, sono finalmente finiti gli esami e io posso ritornare a fare video. Scusate per il periodo di assenza, ma come avrete sicuramente capito, con gli esami di maturità è stato un periodo un po' così, quindi mi è stato difficile portare video, dato che avevo da studiare, studiare, studiare. Quindi in questo video vi parlerò di come è andato il mio esame. Non ho mai parlato di scuola, nei miei video, non so se l'avete notato, ma non ho mai parlato, non ho mai introdotto l'argomento scuola nei miei video, ma in questo video voglio farlo. Quindi in questo video parlerò un po', ma alla fine vi farò comunque una magia. Allora, la tesina ovviamente l'ho fatta sull'illusionismo, facendo l'ITIS indirizzo elettrotecnica ho collegato la magia al mondo dell'elettrotecnica e devo dire che è piaciuta molto. La commissione è stata veramente veramente stupita, d'altronde la magia serve a questo. Sulla mia tesina è anche stato fatto un articolo che è passato su un giornale locale, se vi interessa vi metto su Telegram, la foto di questo articolo, così se siete maghi e volete prendere spunto per i vostri prossimi esami oppure siete semplicemente curiosi, vi lascio la foto dell'articolo su Telegram. Mi raccomando, Andrea Melano, scritto come lo trovate qua sotto, vi unite al gruppo così potete vedere questa foto e nell'articolo così c'è scritto anche qual è stato l'argomento generale della mia tesina, così potete anche prendere un po' di spunto se vi interessa. Comunque vi faccio almeno vedere la copertina della mia tesina, eccola, e questa qui, spero che con la luce non faccia troppo riflesso, comunque è questa qui. Ho collegato, come vi ho detto, illusionismo ed elettrotecnica. Quindi, come è andato l'esame? Gli scritti sono andati bene, l'orale è andato molto molto bene, sono molto soddisfatto dell'orale. E per tutti quelli che devono ancora fare l'orale, perché sicuramente ci sarà ancora qualcuno, dato che siamo solo all'inizio di luglio, vi dico di stare tranquilli perché è veramente molto facile, pensavo fosse più difficile, invece è molto facile, quindi state tranquilli. E se vi interessa, su Telegram, ho anche scritto il voto con cui sono uscito, quindi se vi interessa il punteggio, se siete di nuovo lì curiosi, andate su Telegram. Poi quello che voglio fare adesso col mio ritorno è portare video di migliori, sia come contenuti che come qualità. Infatti non so se ve ne siete accorti, ma questo video ha una luce migliore, una luce più diffusa, perché sono riuscito a procurarmi un softbox e quindi riesco a fare video quando voglio, di notte, di giorno, col brutto tempo, col sole, quindi penso che vi possa piacere questa luce più diffusa, spero. Ditemelo nei commenti. Quindi, riguardo ai contenuti, che video vorreste vedere? Per ora ho in mente di portare la recensione delle Stargazer che mi era stata chiesta sotto l'unboxing, quindi martedì vedrete la recensione delle Stargazer, poi voglio portare qualche tutorial, uno o più tutorial, continuare la serie Magic 2.0, che è quella del coi cellulare, che per chi non l'avesse vista ve la lascio qua sopra. E poi voglio che mi diciate una cosa molto importante nei commenti, che ne dite se faccio un contest fotografico su Instagram? Quindi lasciate un bel pollice in su e un commento se volete il contest. Poi il 13 parto per il viaggio di maturità, comunque sia cercherò già di filmare, editare, caricare, programmati tutti i video in modo di nuovo da non lasciarvi senza, perché già dopo questo lungo periodo d'assenza, non ho voglia di lasciarvi senza video, quindi li programmerò già tutti in modo che li vedrete come sempre martedì e venerdì alle 14, mi raccomando. Ok? Attivate anche la campanellina così riuscite a vedere quando carico il video. Ok, adesso per quelli che non interessa tutta questa chiacchierata, vi faccio una breve magia e poi ritorno qui per concludere il video. Bene, andiamo a prendere un mazzo di carte, cosa ho qui? Le B possono andare bene? Sì, ok. Allora, vado a dare una bella mescolata. Ok. Guardate, qui nel nastro ho un 4 di quadri e lo tengo qui nel nastro, mentre sul mazzo ho un 4 di fiori, ok? Che lo vado a mettere sul tavolo. Quindi, vado a tenere sul tavolo il 4 di fiori e nel nastro il 4 di quadri. Guarda che cosa voglio andare a fare, eh? Mi basta toccare e schioccare le dita, che nel nastro salta il 4 di fiori, mentre sul tavolo i quattro di quadri. Bene, spero che questo semplice effetto vi sia piaciuto e spero di non avervi annoiato troppo, con questo video parlato. Quindi noi ci vediamo martedì alle 14 con la recensione delle Stargazer e se ricevo tanti commenti riguardo al contest lo farò già partire, lunedì. Pubblicherò una foto apposta su Instagram, dato che il contest si svolgerà su Instagram. Pubblicherò una foto apposta, penso lunedì. Quindi, scrivetemi nei commenti se lo volete. Peace!